Mi è sembrata una giornata molto bella, e un segnale quindi molto vitale, molto costruttivo, molto positivo per il modello che è stato scelto, non una celebrazione retorica come forse è stato detto, se ne sentono troppe, con un crescente sentimento di fastidio, in realtà di noia, di inutilità per certe celebrazioni, ma invece una giornata molto viva che ha visto nel coinvolgimento diretto di studenti e studiosi di altre discipline il tentativo di entrare nelle vite degli altri e di conoscere come sono state. Quindi da questo punto di vista mi è parso un esempio lucidissimo e un modello che potrebbe essere replicato anche in futuro. Ciò detto, mi allaccio a quanto diceva il professor Battini, le domande che lui poneva sono di fatto le domande vere e importanti cui cercare di rispondere. Non possiamo farlo questa sera, ma sono quelle che sono sul tavolo, insomma, del lavoro, degli storici, degli accademici, ma in realtà di tutti i cittadini. Certo che nel momento in cui il tema di storia viene eliminato dalle prove dei giovani che dovrebbero entrare, insomma, nella vita universitaria, dovrebbero mostrare al loro esame di maturità un certo tipo di consapevolezza, di conoscenze, anche magari prettamente manualistiche, perché no? Non invita e non fa sperare proprio in un futuro così radioso. E dunque mi allaccio, insomma, alle preoccupazioni del professor Battini e cerchiamo di trovare delle risposte e degli strumenti che, ahimè, inevitabilmente devono essere anche politici, perché noi siamo da tanti anni che facciamo questo mestiere, facciamo da tanti anni queste ricerche e con una certa frustrazione e anche con una certa domanda, insomma, del perché constatiamo che a livello di opinione pubblica molto poco è passato di tutto quello che in questi ultimi anni invece è stato scoperto, discusso dentro le aule. E quindi c'è un problema che ci riguarda, forse riguarda anche il nostro mestiere, il modo in cui l'abbiamo fatto, ma forse riguarda anche le persone a cui abbiamo cercato di rivolgerlo. Quindi non saprei veramente come concludere se non ringraziando ancora una volta Michele Emmi, che è stato l'animatore, il cuore di questa giornata, di questa iniziativa, e veramente gli rivolgo un ultimo affettuoso. Allora, io ringrazio soprattutto gli allievi che hanno parlato, ringrazio coloro che hanno voluto moderare, ringrazio coloro che hanno reso possibile questa giornata, sono tantissimi, cioè quelli che hanno organizzato Sandro Sole 1938, coloro che hanno contribuito anche economicamente, la Fondazione Pisa. La presenza delle istituzioni, anche del Comune, stamani l'assessore della Pubblica Istruzione, ora l'assessore della Cultura, che ringrazio per la presenza, e il provveditore. Noi abbiamo voluto che questa giornata avesse una continuazione. Oggi è una giornata di parole, di logos, che ha in qualche modo trasferito una memoria agli astanti, anche se abbiamo registrato tutta la giornata, la renderemo disponibile sul sito della scuola.